Buongiorno, rassegna stampa oggi di 17 marzo, venerdì. Ricordatevi che questa sera c'è Matrix, mi raccomando non perdetelo. Allora, che cosa è successo? Sui giornali, i titoli di tutti quanti i giornali sono su quello che è successo ieri in Parlamento, cioè è stato negato per 19 voti la decadenza di Augusto Minzolini, condannato a 2 anni e 6 mesi per peculato. E alla questa risultato del Senato, il vicepresidente della Camera Di Maio ha detto e adesso... non chiedetevi perché ci sarà violenza. E, vi dico subito, la questione di Di Maio è una questione che forse, diciamo, io spero che sia per inesperienza quello che Di Maio ha detto, ma è una tale stronzata dire una cosa di questo tipo, soprattutto farla dire da un vicepresidente del Senato, che la può pure pensare e che alcuni di voi la possono anche ritenere comprensibile, ma che non può dire un parlamentare. È altrettanto grave quello che loro accusano di aver fatto a Minzolini di quello che Di Maio ha detto, sostenendo che non ci sia una giustificazione, perché questo sarebbe troppo per quello che ha detto Di Maio, ma che ci sarebbe una comprensione della violenza che può scaturire in piazza. Dopo quello che abbiamo visto nei confronti di Salvini, ma dopo quello che abbiamo visto nei confronti della Fedeli, dopo quello che abbiamo visto nei confronti delle piazze italiane, dire una stupidaggine come quella di Maio dimostra, secondo me, incapacità di capire cosa è il ruolo di un politico in questo paese. Andiamo avanti invece sulla questione di Minzolini. Vedete, sulla questione di Minzolini, la bestia feroce dell'anticasta, che a tutti quanti voi piaccia, direbbe, farebbe dire che è incredibile quello che è avvenuto. C'è tutto in questa storia: lui che usa la carta di credito della RAI, viene condannato, la politica che si autoassolve, tutte balle. Io vi prego di leggervi sul giornale il resoconto che fa Minzolini di questa allucinante vicenda giudiziaria. Perché è un'allucinante vicenda giudiziaria. Io vi dico soltanto una cosa: a condannare Minzolini è stato un politico che è stato avversario di Minzolini, che si chiama Sinisi comunque, un politico che è stato avversario per anni di Minzolini in Parlamento, è ritornato nelle file della magistratura e ha giudicato il suo avversario politico Minzolini, con cui non andavano d'accordo quando erano in Parlamento. Voi direte: beh, ma perché te la prendi così tanto? Ma la prendo così tanto perché lui in primo grado era stato assolto, Minzolini. Questo giudice arriva in secondo grado lo condanna e, non contento di averlo condannato, non lo condanna a 2 anni, per il quale non sarebbe decaduto dal Senato, ma 2 anni e 6 mesi, cioè da quei 6 mesi in più, per cui si sarebbe applicata la Severino che l'avrebbe dovuto far decadere. Insomma, è incredibile questa storia, è un'incredibile storia di come la giustizia prevarica la politica, non di come la politica prevarica la giustizia. Travaglio dice che questo è un atto eversivo, l'atto eversivo l'ha fatto un giudice che prima fa il politico e poi condanna Minzolini. Travaglio oggi ovviamente parla di questa cosa, molti dicono che è voto di scambio perché il giorno prima era stato salvato Lotti, oggi è salvato di Minzolini, ma se vi leggete le interviste di persone serie, di parlamentari serie, come la Capacchione, che è una donna che ha denunciato altro che Saviano, la mafia, i casalesi, che vive sotto scorta senza quel piagnisteo e quell'aria dolente, boldrinesca di Saviano, questa grandiosa... le sentenze si rispettano, ma se ne può parlare, cara Marisa, se ne può parlare delle sentenze. Questa è una sentenza di merda. Si può considerare di merda la sentenza fatta da un giudice che il giorno prima era un politico che sedeva in Parlamento contro il suo avversario politico? Io lo discuto finché muoio questa sentenza, va bene? La discuto finché muoio. E se la politica ha ancora un senso, lo ha per questo motivo. Leggetevi l'intervista della Capacchione, che è una signora del PD che ha deciso di non votare, non conoscendo Minzolini, non essendo amica sua, ha deciso di votare contro la decadenza. Sentitevi che cosa dice Mucchetti, un altro, diciamo, che è della minoranza PD, di quella tosta e dura, che cosa dice Mucchetti. Sentite che cosa dice sulla sentenza. Assolto in primo grado, ha restituito i suoi soldi, 65.000 euro, come tutti... vabbè, insomma, lasciamo perdere. Secondo tema della giornata, i voucher, altra fantastica idea di questo governo. Vince la CGIL, vince la CGIL, fanno una raccolta di firme, non passano alcuni referendum, quelli che passano riguardano i voucher, è una questione che riguarda gli appalti. Il governo che cosa fa? Non ci fa votare neanche sui voucher, e che cosa decide di fare? Di abolirli completamente, cioè di rispettare completamente l'esito del referendum. Ma dico io, ma li paghiamo per fare i politici?
politici, io non mi lamento di quanto li paghiamo, io mi lamento del fatto che li paghiamo troppo per quello che fanno, cioè zero. Ma se tu sei stato eletto e sei un governatore, sei un politico e c'è un referendum e tu non vuoi andare al referendum, che cosa fai? Cambi la legge, non ti adegui a quello che ha scelto la CGIL. La CGIL, questo è un governo che fa schifo se si adegua alla CGIL. Questo è un governo in cui la lettera che oggi è sul Corriere, che dovrebbe essere messa in prima pagina, fa bene il Corriere a pubblicarla, in cui una povera donna che vuole assumere per un agriturismo in Puglia, vuole assumere una persona part time, racconta la sua odissea di 6 corsi di formazione che è obbligata a fare da questi deficienti dei nostri politici che si inventano burocrazia su burocrazia i corsi di formazione sulla sicurezza. Ma morite! Non come dice Di Maio, morite dal punto di vista burocratico ovviamente, ma che cosa cacchio me ne frega a me dei corsi? Io stesso ho fatto l'altro giorno un corso di deontologia, io per rimanere nell'ordine dei giornalisti, io ho fatto l'altro giorno un corso online per dare le risposte su che cos'è il Consiglio d'Europa, qual è la differenza sui trattati di Roma. Fottetevene di questi corsi, io non voglio più corsi, voglio rimanere ignorante e lavorare, va bene? E poi saranno i miei lettori a giudicare, o voi che siete su Facebook a giudicare, tanto che, voglio dire, l'ignoranza ce l'abbiamo in Parlamento, ce l'abbiamo nel vicepresidente della Camera che riesce a dire una cosa così incredibile come quella della violenza, vabbè. I corsi, 6 corsi per assumere un consulente, è un consulente per assumere un part time, ma i costi, vabbè, insomma avete capito quello che voglio dire, spero che ci sia tanta gente tra di voi che prima o poi si ricorderà la stronzata di questi corsi di aggiornamento, di sicurezza, di professionalità che fanno soltanto arricchire le cooperative, le società che se ne occupano. CGIL li metto insieme alle cooperative e alle associazioni di professionisti che spiegano a voi la sicurezza per la vostra azienda, a voi come si deve trattare gli alimenti, a voi come si deve usare l'ascensore, basta, basta, moriamo, moriamo. 30.000 minori in Italia, oggi il titolo mi sembra del giornale, 30.000 minori, della Verità, oggi che sulla questione di Minzolini mette solo una foto, uno dei pochi giornali che se ne occupa poco, non deve essere tra Belpietro e Minzolini, non deve correre buon sangue, 30.000 minori oggi vengono strappati dalle loro famiglie perché le famiglie non sarebbero in grado di educarli secondo i criteri giusti dello Stato laico e sovrano, soltanto il 10% di questi sono tolti dalle loro famiglie per abusi nelle loro famiglie, il 90% i motivi più vari. E quindi mi piace questa storia perché è uno stato nazista, l'ho detto l'altro giorno, quando si tolgono i figli a 2 genitori solo perché sono anziani. Quello è un caso, ce ne sono 30.000. Vediamo che altro ci abbiamo. I vaccini, l'altra follia italiana, ci titola il giornale, l'aumento dei casi di morbillo in Italia, che è molto più pericoloso che farci i vaccini, avete un dossier sul giornale. E poi l'ultima cosa riguarda il Sole 24 Ore. Repubblica ne parla oggi su un pezzo in cui Vivendi si sarebbe voluto prendere il sole, Boccia non vuole prendere il sole, lunghi coltelli sul futuro del Sole 24 Ore, in cui si intreccia anche la gara per l'Asso Lombardo, dove gareggia questo Bonomi, che è un'azienda da pochi milioni di euro, è un'azienda che tutti quanti voi conoscete perché se non altro se avete la mia età vi cambiavate i carburatori, che si chiama Dell'Orto, che è aperto in tutto il mondo, e come sempre in Confindustria c'hai un piccolo imprenditore che in realtà va bene, figuratevi voi se non ha un piccolo imprenditore, è un imprenditore che invece conosce il mercato e il mondo e vince il piccolo imprenditore perché è quello che ha più da guadagnare dalle nomine di Confindustria, perché la Confindustria poi alla fine è questo, no? Il sole l'ha gestito facendo rubare chiunque e gestendolo di merda, uccidendo uno dei marchi più fichi che esistevano in Italia. E nella Confindustria si vedono lì al palazzo Confindustria e decidono 4 cose, si è visto quanto sono importanti, manco hanno un decimo del potere della lobby che c'è la CGIL, si sono messi nella testa di fare i politici quando hanno deciso di fare gli sponsor del governo Renzi sul referendum, e adesso che cosa succede? Adesso come al solito quando c'è la gara dell'Asso Lombarda, tutti quanti sul piccolo imprenditore che sarà proprio bravo questo Bonomi, non lo metto in dubbio, e che tutti con lui, compreso Rocca, la grande impresa Rocca, che
E dicono tutti quanti, adesso funziona così sui giornali, troverete i pezzi dei prossimi giorni in cui dicono Bonomi favorito perché, capito, pensano che tutti vadano con lui. E Rocca, l'altro pettegolezzo che gira sui giornali in queste ore, dovrebbe, quando perde il suo posto di essere lombarda, entrare e venire cooptato nella Fondazione Caripro, che controlla, che ha una quota nella CDP e in Banca Intesa, e per quella via poi sostituire Guzzetti. Vi siete annoiati? Non vi annoiate. Il potere della Confindustria è solo questo: fare quattro nomine e pensare al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore se lo sono mangiato, le quattro nomine ancora ci sono. Nomine che il governo Renzi, Gentiloni, sta per fare anche per le grandi partecipazioni, Poste, Enel, Eni e Finmeccanica. Belpietro oggi dice: da queste nomine si vedrà quanto conta Renzi. Ciao, ci vediamo questa sera.